Siamo a Castelbasso per la 24esima edizione di Castelbasso Borgo della Cultura. L'anno prossimo, insomma, sarà un'edizione ancora più importante perché si festeggeranno le nozze d'argento. No? Ed è il fatto, in questa giornata di apertura andremo a sentire le parole dei protagonisti, a partire da Osvaldo Menegaz, presidente della Fondazione, ma poi tutti gli altri membri di questa organizzazione che, insomma, ha curato le cose davvero nei minimi particolari. Lo ripeto, siamo a Castelbasso, un borgo meraviglioso che fa parte del comune di Castellalto, e ascolteremo a proposito anche le parole del sindaco, del primo cittadino, Aniceto Rocci. E allora seguiteci con le immagini della nostra Maria Carannante per capire un po' cosa accadrà nei prossimi 40 giorni. Rimanete con noi. Con Osvaldo Menegaz, prima a telecamere spente, diceva: l'anno prossimo si festeggiano le nozze d'argento, 25 anni qui a Castelbasso. No, veramente sono 24 comunque, diciamo 24, 25 sono tanti. Siamo di nuovo qui, diciamo, in questa piccola piazza di Castelbasso, pronti per aprire questa manifestazione 22. Con un'offerta per tutti, un'offerta culturale ad ampio raggio che può andare incontro ai vari desideri, diciamo, dei visitatori, diciamo, di coloro che abitano il nostro territorio. Spero che vengano a Castelbasso a vedere anche delle bellissime mostre e sono qui ad aspettarvi. Ovviamente, Presidente, tante le collaborazioni e tanti gli enti e anche le fondazioni che vi hanno dato una mano, non so se vuole ringraziare qualcuno in particolare. Sì, certo, questo è normale. Innanzitutto ringrazio tutti gli enti che in varia misura ci hanno dato un sostegno sia economico che anche psicologico in alcuni momenti. Ovviamente un grazie particolare alla Fondazione Tercas, che in tutti questi anni, fin da quando prima l'associazione e adesso la fondazione, diciamo, hanno svolto questo lavoro e ci sta sempre accanto in tutti i sensi, tanto sotto l'aspetto economico, ma anche sotto l'aspetto proprio di aiuto, di stare accanto. Ovviamente in questi ultimi 2-3 anni si è creato anche un rapporto di collaborazione con vari enti, diciamo, del territorio, tipo la Riccitelli di Teramo per gli eventi musicali, il FLA di Pescara per gli incontri con autori nel campo della letteratura, e con altre espressioni, con altri partner, adesso qualcuno non mi viene in mente, però con la Sinfonica Abruzzese, con i solisti aquilani. Quindi diciamo che Castelbasso è un po' una specie di contenitore in cui si realizzano tante, diciamo, collaborazioni molto importanti. Con il sindaco Aniceto Rocci per questi 24 anni di Castelbasso, prima col presidente della fondazione ho detto: l'anno prossimo si festeggiano le nozze d'argento. Sì, sì, questo per noi comune di Castellalto è veramente una cosa importante, il nostro fiore all'occhiello, ma non per il comune. Questa manifestazione ha una risonanza a livello nazionale, internazionale, quindi per noi è importante. Per 2 anni, causa Covid, siamo stati un po' più ristretti, però ecco, quest'anno torniamo con il pubblico, con la gente, e quindi questa è la cosa più bella, anche perché da parte della gente c'è questa voglia di vita sociale, di rivivere un po' alla vecchia maniera, e quindi mi sembra giusto e corretto questa cosa. Pietro Gagliano qui a Castelbasso, che cosa vedremo? Domanda secca, e soprattutto quali emozioni proveremo? A Castelbasso abbiamo dato continuità a una tradizione di grande attenzione alla ricerca della pittura in Italia, e abbiamo 2 importanti mostre personali, la prima di Francesco Lauretta,
anche tra i più interessanti e talentuosi artisti che usano la pittura nella sua generazione. L'altra è di Arian Osmey, un artista di origini iraniane, da anni però di base in Italia. Le emozioni sono quelle del viaggio per eccellenza, quello attraverso la vita. La mostra di Lauretta parte dalle acque con un'indagine sull'iconografia delle bagnanti e si dipana attraverso gli riti, quindi la religione, ma anche gli riti laici, e finisce in una metafora dell'autodistruzione del genere umano, le mattanze. Quello di Arian Osmey invece è un viaggio che procede parallelo tra grandi miti della storia molte volte secolare del suo natio Iran e quella della sua famiglia, delle sue emozioni di donna ormai esule in entrambi i paesi in cui abita, metà dell'anno in uno, metà dell'anno nell'altro. Dal 29 sarà presente a Castelbasso anche la Primo Riccitelli. Quale sarà il programma? Allora, il programma di quest'anno prevede due concerti a cura della Primo Riccitelli. Il primo sarà fatto il 6 agosto e si esibirà la London Band, che è composta da un gruppo di musicisti italiani di altissimo livello che vantano prestigiose collaborazioni, Tiro Mancino, Nicolo Fabi, suona uno dei musicisti a Propaganda Live, che è una trasmissione di grande consenso, e ricordano lo storico gruppo dei Beatles, in particolare Abbey Road, altre anche produzioni e anche le produzioni singole dei Beatles, degli artisti dopo che si sono sciolti. E il concerto è il 6 agosto. Poi il 20 agosto ci sarà lo spettacolo, il concerto con Daniele Scannapieco Quartet, sassofonista di grande fama, e altri artisti, batteria, contrabbasso, pianoforte, Valentina Mattarozzi, voce di notevole talento. Con l'Istituzione Sinfonica Abruzzese, un altro pezzo di cultura e di musica qui a Castelbasso, cosa porterete? Castelbasso, luogo fantastico, un festival storico. Porteremo la musica degli ABBA, storico gruppo svedese con più di 400 milioni di dischi venduti. Il 12 agosto saremo qui con un organico particolare, per cui orchestra sinfonica, band rock e 8 ragazzi di coro, più 2 cantanti svedesi che eseguiranno questa famosa cover, dal Mamma Mia a tutte le canzoni degli ABBA. Con Carlo Michini, direttore artistico concerti delle Abbazie, insomma un altro passo in avanti qui a Castelbasso. Sì, beh, un bel passo in avanti, per me è veramente un grande onore poter collaborare con la Fondazione Malvina Menegaz per le arti e per la cultura e con il Festival di Castelbasso. Presenteremo 2 concerti, il primo il 29 luglio, il Trop Italia Tour di Mario Venuti, e poi l'11 agosto con Yellow Jacket, quindi sono 2 concerti bellissimi, di grandissimo spessore musicale, 2 concerti molto diversi, e vi aspettiamo qui a Castelbasso. Cosa porterà il FLA qui a Castelbasso? Portiamo 3 appuntamenti, che in realtà ne sono 6, perché ogni appuntamento prevede 2 presentazioni. Sabato 30 luglio l'appuntamento clou è lo spettacolo su Rino Gaetano con Michelangelo Iossa e Osvaldo Bianchi, e viene preceduto dalla presentazione del libro Bianca, che è un libro di poesie, quindi dal blu, del cielo sempre più blu di Rino Gaetano, a Bianca, il libro di poesie che presentiamo di Barbara Giuliani. Poi arriviamo al 5 di agosto, anche qui un doppio appuntamento, Paola Moretti con Bravissima, e poi a seguire il finalista del Campiello, Antonio Pascale, anche questa volta con un reading, quindi la musica è sempre presente, tutti e 3 questi appuntamenti, tratto dalla Foglia di Fico, uscito per Einaudi. E chiudiamo il 19 di agosto
anche qui doppio appuntamento, sempre con una scrittrice abruzzese, Maura Chiulli, e a seguire, e chiudiamo così i nostri appuntamenti, la presentazione concerto di Valentina Farinaccio, accompagnata dalla cantautrice Erika Mu. Roberto Marini, anche organo qui a Castelbasso, non ci siamo davvero fatti mancare nulla. No, infatti, questa è una caratteristica veramente molto peculiare di questo importante festival che si svolge a Castelbasso, che vede anche la presenza dell'organo come strumento che caratterizza un po' le serate qui a Castelbasso. Ogni anno, oramai da parecchi anni, c'è questa usanza di utilizzare lo strumento anche come musica, diciamo, per la musica antica, quindi che vede l'organo non solo diciamo come protagonista, ma protagonista anche insieme ad altri strumenti, come succede ogni anno praticamente. Anche quest'anno ci saranno due appuntamenti, uno il 31 luglio che vedrà la presenza di due ottimi artisti italiani, oboe e organo, una caratteristica molto importante, un connubio molto interessante, e poi il 21 di agosto vedrà la presenza mia all'organo e insieme al maestro Luigi Belfatto alla tromba, e quindi saranno due appuntamenti di rilievo e molto molto interessanti. Presidente, definito da tanti, se non da tutti, borgo della cultura per eccellenza. Ecco, quanto lavoro alle spalle per arrivare a questa menzione, a questo titolo? Beh, diciamo, il lavoro è stato faticoso, molto lungo. Ripeto, questo è il 24esimo anno, quindi ci portiamo alle spalle un bel lavoro che è stato affascinante da una parte, anche perché ha permesso di far conoscere Castelbasso, il territorio abruzzese, non solo in Italia ma anche all'estero, con delle mostre che abbiamo fatto all'estero. E, diciamo, non è facile, abbiamo anche il periodo che abbiamo attraversato in questi due anni, e ripeto, nonostante la pandemia, non abbiamo mai mancato l'appuntamento estivo. Purtroppo ci ha penalizzato in altre cose, però diciamo sempre questa costante che ogni anno eravamo qui pronti, anche ridimensionati, però pronti a offrire sempre qualcosa di positivo, qualcosa di bello a chi veniva a Castelbasso. Giuseppe D'Alonso, presidente del bacino imbrifero montano, ecco, un tocco anche qui a Castelbasso, perché dove si parla di cultura e soprattutto dove si parla di ripartenza, quando si parla di ripartenza il BIM c'è e dà una mano. Ma io credo che Castelbasso debba essere preso proprio come elemento di rilancio di quello che è la nuova governance del BIM, un piccolo borgo che grazie alla cultura, grazie a un mondo che si aggrega e si concretizza, rilancia il borgo stesso tramite l'arte, tramite la pittura, tramite la cultura. Insomma, questo è il vero momento del rilancio del piccolo borgo da copiare ed espandere, diciamo, nei 26 comuni del comprensorio. Soprattutto, presidente, si ufficializza e si certifica una sinergia importante, perché c'è la regione, c'è la fondazione Tercas, insomma ci sono tutti quegli enti che devono necessariamente dare una spinta in più. Ma ecco, il verbo giusto è proprio il dovere. Io credo che appuntamenti importanti come quello di Castelbasso, che il sindaco di Castellalto ha voluto in una maniera eccezionale, e poi tutti coloro che in qualche maniera ci lavorano, quindi province e regioni, il mio delegato Marco Monticelli, che ha voluto che questa sera il BIM fosse qui proprio in rappresentanza, credo che sia la giusta via per portare a casa il risultato che tutti auspichiamo, cioè il rilancio dei piccoli borghi.